South Park, The Fractured But Whole, con il Nautilus Rift, ragazzi, questa esclusiva mondiale, che praticamente il Nautilus Rift è quello che fa venire a guidare perché manda gli odori. Quando si illuminerà praticamente... Oddio! Oddio, ragazzi! Oddio! Perché non lo fai ancora? It smells like cheese! Oh, fuck! Dio santo! Ok, ragazzi, è incredibilmente sgradevole. Ok, spero di non... Oh, did you get locked out? I'm afraid little Eric put a lock on the door to keep me out. I'm sure he has the passcode written down here somewhere. Ok, praticamente dobbiamo trovare il codice. Dobbiamo trovare il codice da qualche parte qui nella casa di Cartman. Ora è la madre di Cartman, ne ricordiamo essere un ermafrodita. Ok, prendiamo le cose. Sabaku, fallo pure tu però. Premi quadrato. L'ho già fatto. Infatti l'ho tolto. Non ce l'hai fatta. No, no, io sono coraggioso. Oh, il codice è fotti di mamma. Benissimo. Abbiamo il codice adesso. Ragazzi, questi qua sono gli uomini scimmie di Cartman. Fantastico. Gli uomini del mare di Cartman, non gli uomini scimmie. Le scimmie di mare, scusate. Trombino e Pompadour. Vediamo qua cosa abbiamo nel cassetto. Sea People Kit, ok. La ricetta del gioco è... No, non dovevo farlo forse. Oh, wow. Oh. No, Madonna, che qualcosa di incredibile. Però abbiamo preso delle mutande da cipotle, cioè piene di sangue, e praticamente pezzettini di merda. Allora, stavo dicendo, il gioco è molto simile al suo predecessore, anzi praticamente identico a livello di struttura, di gameplay e di grafica. Ecco il codice dove possiamo mettere. Fuck you, mom. That's not enough, Mosquito! We have to act fast before the Freedom Pals can! If there is someone in this town who knows someone who works at Netflix, then we have to find that person today! But we were gonna start our franchise plan with movies. The Super Craig Netflix series comes later. We can start with the Netflix series. You know that's what Freedom Pals are thinking. But who in this town could have a connection to Netflix? It could be anybody. That is what we must find out, FastPass. Mosquito, you run ABLs on all known Freedom Pals activity. Humankind and FastPass, see what you can learn about their POIs. Super Craig, just, I don't know, browse the internet or something. Let's go, Coon Friends! Hey, 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 hey! Do not touch that! That device can blow up the entire Milky Way galaxy! Jesus, fuck! Mom! The new kid is trying to play with the Cube of Ultimate Destruction! Sicuramente dobbiamo diventare un supereroe, nel senso che... Zack! So the first thing we need to fill out on your character sheet is your class. You know, what kind of superhero are you? Allora, io direi che siamo un tipo di supereroe. Speedster, ah yes, like the Flash or Quicksilver, I like it. Ok, stiamo praticamente facendo il background, la nostra storia. So many other nights, you couldn't sleep because you knew you weren't like the other kid. You lost in the mirror. Ok, stiamo ricostruendo la storia che ci ha portato ad essere lo Speedster, cioè il supereroe tipo Flash Gordon in buona sostanza. E quindi vediamo. È una stanza da bimbo minchia proprio, però. You looked in the mirror and you felt alone. And that's when it happened. A loud noise. You swore you could hear your mother calling for help. Sì, questa sarebbe la mamma che grida in cerca di aiuto. In realtà secondo me sta gridando. Out in the hallway. Perché ha trovato qualcosa. In front of your parents' door. You had to stop them from hurting your parents. You knew you had the power to stop them. So for the first time, you called upon your speedster powers. Oh, super fast speed, you bent space time itself. You moved in closer to the intruder to deliver a quantum punch. Once his atoms returned to their original positions, the intruder realized what he was up against. Damn, we weren't expecting a superhero to live here. Desperately, the intruder struck our hero. Take this! His fellow intruder moved into the fray. You don't scare us, superhero. The intruders are only moving closer to their demise. Okay, what's the kid doing now? Oh, Super Sonic Dash è una mossa più forte, perché prende entrambi. He was just too speedy. The multiverse strike! Whoa.
seemed to be okay. But then you finally reached your parents' door. And what you saw when you opened that door changed your life forever and led you to fighting crime. You were too late. Because when you opened that door, you saw... You saw your dad fuck your mom. Wow, that's a pretty heavy backstory. Ok, abbiamo completato la storia delle nostre origini, quindi adesso dovremmo essere parte del compendio di supereroi che fanno capo al procione che sarebbe Erika. Ma perché l'ho fatto? Ho sbagliato. No. Non volevo. Ragazzi, le lacrime. Ok, però devo farlo. Io sono coraggioso. Ragazzi, lo faccio per voi veramente. È un odore veramente disgustoso. Ragazzi, adesso me lo sono levato perché, vabbè, l'abbiamo provato. L'odore è sempre quello. Tanto non sarà in vendita. Quindi. È arrivata mai. Ci sono io, allora, che risolvo tutto. Il nostro Swift è veramente tremendo. Cara Mitra, se vuoi puoi provare. Lo provo, no, se è troppo tremendo lasciamo perdere. Veramente tremendo. Se è troppo tremendo lasciamo perdere. Comunque devo dire che il sistema è molto più tattico. Sì, molto più tattico, stavo dicendo proprio questo. Tattico, sì, sì, sì. E mi piace perché io ho apprezzato molto il primo Stick of Truth. Però era molto semplice, qui invece bisogna riflettere un attimo prima di fare una qualsiasi mossa in combattimento. Io ho giocato la versione PS4 proprio adesso. 223 questa è la versione PC, ragazzi. Questa è la versione PC. Sostanzialmente identica. La stessa cosa. Ok, siamo riusciti. Molto bene, ragazzi, è molto molto più tattico. Decisamente. Anzi, questa cosa mi piace perché comunque a me è piaciuto tantissimo Stick of Truth, però secondo me ci voleva più pepe nel combattimento. È più difficoltà, questo è più difficoltà. Ogni personaggio tra l'altro ha un movimento diverso. Cioè, si scambiano. Si scambiano. A seconda di come li colpisci arrivano su altri blocchi. È fatto molto bene. Sì, molto bene. Quindi insomma non vediamo l'ora di provare il gioco completo. Oh, e abbiamo finito la demo, ragazzi, trappeti che in realtà odoravano di formaggio avariato. Io non l'ho provato, mi sono risparmiato. Mettiamo un po' di emergency spray, così. Ma fa più schifo del... Vabbè, comunque, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Bellissimo, ovviamente questo mio per forza, perché sono un fan. Day one, ragazzi, day one. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.